Cari ascoltatori, eccoci nuovamente insieme al nostro appuntamento con il programma Pensieri, Parole e Musica, la trasmissione che va in onda ogni 15 giorni su Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, il lunedì alle 10.03, in replica sempre il lunedì alle 19.03 e il martedì alle 21.30, sulla frequenza 87,6 MHz oppure su TuneIn.com digitando Radio Speranza Pescara. Giunga un cordiale saluto a tutti voi dal direttore Don Remo Chioditti, da Natascia Chioditti alla console tecnica e musicale, da Massimiliano Spiriticchio della redazione giornalistica e da me, Daniela Quieti, al microfono. È arrivato dicembre, il 12° e ultimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, e i restanti giorni d'autunno mostrano già tutte le caratteristiche invernali. Ma dicembre è anche il mese che porta l'atmosfera di significative festività religiose, della speranza che scalda il cuore, del barlume che si accenderà dopo il solstizio d'inverno, proprio nei giorni in cui il Natale annuncerà la luce divina. Il nome dicembre deriva da Decem, nome latino del numero 10. Era infatti il 10° mese del calendario romano che iniziava a marzo. In natura, il clima diventa più rigido, le giornate si accorciano ulteriormente, in montagna scende la prima neve. Con il freddo, le attività agricole si fermano quasi completamente, ma non tutta la natura va in letargo. Negli orti e nei frutteti rimangono i prodotti della stagione invernale, gli agrumi sono i protagonisti, nel pieno della raccolta. Arance, mandarini e clementine colorano l'inverno e i banchi dei mercati. In un tripudio vegetale di ortaggi, quali cardi, cavolfiori, carciofi, verze, patate, per citarne solo alcuni, tutti fonte di vitamine che aiutano a fortificare il sistema immunitario contro i malanni del periodo. In questa fase stagionale, come scrisse Giovanni Pascoli nei suoi versi, il seme è poco, ma fa tanto grano, ed il buon sole per un anno sano semina oggenti il giorno suo più breve. In uno spirito già prenatalizio, le celebrazioni religiose dell'Immacolata e di Santa Lucia, ispirate a tradizioni e culti fortemente vivi nell'animo dei credenti, inducono a riflessioni morali e sociali e all'assunzione almeno di una speranza per il futuro, nonostante gli affanni che pervadono la quotidianità. In questi giorni, tante iniziative animano il panorama culturale e ricreativo, da spettacoli di beneficenza a mercatini che propongono una molteplicità di offerte, con uno spazio privilegiato per quelle dolciarie e per i giocattoli. Il sentimento religioso si esprime attraverso gli allestimenti dei presepi e dei tipici abeti impreziositi da addobbi e decorazioni, ma soprattutto è forte il richiamo della fede attraverso le funzioni predisposte nelle chiese, che rinnovano il significato profondo che portano con sé da oltre 2000 anni. Ora un intervallo musicale. Signora del Signore.
torniamo ai nostri pensieri, cari ascoltatori di Radio Speranza. Dal 3 dicembre, prima domenica dell'Avvento che precede il Natale, è iniziato il tempo liturgico destinato alla meditazione e al raccoglimento, all'attesa della solennità natalizia, della prima venuta tra gli uomini del Figlio di Dio che si fa bambino nella grotta di Betlemme. Gesù il Verbo, la parola del Padre che diventa uomo in tutto, tranne che nel peccato. Le domeniche dell'Avvento sono quattro e per il 2017, alla domenica del 3 dicembre, seguono quelle del 10, del 17 e infine la domenica del 24 dicembre. Ognuna di esse è connotata da un preciso messaggio, da una lettura del Vangelo su come accogliere questo tempo che segna un nuovo inizio. La prima domenica è dedicata alla venuta di Gesù, la seconda e la terza sono dedicate a Giovanni Battista, la quarta parla invece dei fatti che precedono la nascita di Cristo. La parola avvento deriva dal latino adventus e significa venuta, ma anche attesa. Il tempo dell'avvento ha una doppia caratteristica, è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio sulla terra e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo Spirito viene guidato all'attesa della seconda venuta da Cristo, alla fine dei tempi. L'avvento fa riflettere sul mistero dell'incarnazione. Cristo si è incarnato nel seno della Vergine Maria per salvarci tutti, per riscattarci dal peccato e dalla morte. E se avvento significa attesa di Cristo, ne deriva che l'avvento non dura solo alcune settimane, ma una vita intera, perché l'esistenza ha senso proprio in quanto è attesa continua e fiduciosa di Gesù. Perciò questo tempo liturgico diventa, accanto alla preparazione del Natale, anche un'occasione particolare per ricordare a noi cristiani che siamo persone la cui esistenza scorre nell'attesa dell'incontro definitivo col Signore, nostro Salvatore. L'Avvento è un'occasione per rivedere la nostra vita cristiana, per esaminare se e quanto il nostro comportamento sia coerente con una visione dell'esistenza costruita sull'impegno, sulla perseveranza, ma soprattutto sulla fiducia in Cristo che ci sostiene e ci guida all'incontro con Lui, Salvatore degli uomini, nell'umiltà della nostra condizione umana. Questo tempo suggerisce un atteggiamento interiore di fiducia e di speranza, ma soprattutto aiuta a cogliere un aspetto particolare della nostra esistenza di cristiani. Infatti, se avvento significa attesa di Cristo che viene, allora in realtà è la stessa esistenza cristiana a potersi definire come un lungo avvento che ha senso proprio perché è attesa, continua e fiduciosa del Signore. Ora un intervallo musicale. Riprendiamo le nostre riflessioni, carissimi ascoltatori di Radio Speranza. Con la prima domenica di Avvento è iniziata la preparazione alla novena dell'Immacolata. L'8 dicembre di ogni anno, infatti, la Chiesa festeggia l'Immacolata Concezione della Vergine Maria. Immacolata Concezione vuol dire che la Madonna, figlia dei Santi Gioacchino e Anna, a differenza di tutti gli altri individui, è nata con l'anima completamente pura, immune da ogni macchia di peccato. Dio, che è fuori dal tempo, ha anticipato per la Madonna il perdono del peccato originale che Gesù offrì a tutti gli uomini morendo sulla croce.
già celebrata dal secolo XI, la solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria si inserisce nel contesto dell'Avvento e del Natale, unendo l'attesa messianica e il ritorno glorioso di Cristo con la memoria della Madre. Il dogma dell'Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes nel 1858 e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue du Bac a Parigi del 1830. Poi, il 13 dicembre, si celebra la ricorrenza di Santa Lucia, una santa molto amata in tanti paesi d'Europa, dove dà vita a varie tradizioni. Si racconta che Lucia, vissuta attorno al IV-IV secolo d.C., fosse una bella fanciulla siciliana, figlia di un ricco nobile di Siracusa, e che tutti la conoscessero per la sua dolcezza e amorevolezza. Secondo la narrazione, Lucia era stata promessa in sposa a un giovane suo concittadino. Un giorno, la mamma di Lucia, a causa di una malattia, fu colpita da una grave emorragia. La giovane, disperata, partì per Catania per andare a implorare la grazia sulla tomba di Sant'Agata. Giunta sul luogo, le apparve proprio la stessa Agata, chiedendole di dedicare la propria vita ai più poveri, agli emarginati e ai sofferenti. Tornata a Siracusa, Lucia iniziò subito a realizzare la missione affidatale. Ruppe il fidanzamento e si dedicò a distribuire i beni della sua ricca dote ai più bisognosi, percorrendo i cunicoli delle catacombe con una lampada fissata sul capo. Ma il fidanzato abbandonato non accettò la sua decisione e accusò la ragazza davanti al giudice della città di essere cristiana. Erano gli anni nei quali il cristianesimo era ferocemente perseguitato. Arrestata, minacciata e torturata, Lucia si proclamò comunque seguace di Cristo. E quando fu certo che per nessun motivo si sarebbe piegata al volere altrui né avrebbe rinnegato la propria fede, le vennero strappati gli occhi e infine fu uccisa. Da allora Santa Lucia, il cui nome deriva dal latino lux e significa proprio luce, è considerata la protettrice degli occhi e della vista. Nella tradizione popolare il giorno del martirio di Santa Lucia è detto il giorno più corto che ci sia, quello in cui iniziano a manifestarsi i rigori dell'inverno. Questo non è proprio corretto, perché il solstizio d'inverno cade un po' dopo, il 21 dicembre. Tuttavia molti adagi hanno origini antichissime e magari giuste per l'epoca in cui sono nate. Infatti, antecedente all'introduzione del calendario gregoriano nel 1582, la festa di Santa Lucia cadeva in prossimità del solstizio d'inverno, che poi non coincise più con l'adozione del nuovo calendario, con una differenza di 10 giorni, ma nell'immaginario collettivo è rimasta questa credenza. Santa Lucia ci rassicura che le tenebre non prevarranno sulla luce, capace di rischiarare la verità della vita, illuminata dalla fede e dalla speranza. Un caloroso saluto a tutti, carissimi ascoltatori.